Pillole sul digitale, la rassegna stampa sulle evoluzioni del mondo online, a cura di Reputation Manager. Non abbiamo assolutamente alcun desiderio e alcun piano di ritirarci dall'Europa. Lo ha riferito in settimana un portavoce di Meta, la società sotto il cui cappello ricadono Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger. Un'affermazione è nata in seguito a indiscrezioni che in poco tempo hanno fatto il giro del mondo. Riassumendo, la notizia recitava così: Meta potrebbe chiudere Facebook e Instagram in Europa, se non sarà risolta la diatriba sui dati personali. Ma quanto c'è di vero in questa affermazione, ci siamo chiesti? C'è davvero il rischio che Meta chiuda i propri servizi nel vecchio continente? Partiamo da qui, in questa nuova puntata di Pillole sul Digitale. Ha scritto Hans in questa settimana: se a Meta non verrà concessa l'opzione di trasferire, conservare e usare i dati dei suoi utenti europei sui server americani, allora il colosso potrebbe essere costretto a chiudere alcune delle sue attività in Unione Europea. Al centro dello scontro c'è quindi il trattamento dei dati personali e l'interpretazione del documento annuale inviato da Meta alla SEC, che sarebbe l'autorità americana garante del mercato. Il documento riporta infatti che in assenza di nuove regole che consentano il flusso dei dati tra Europa e Stati Uniti, ovviamente, citiamo il documento, non saremo più in grado di offrire alcuni dei nostri prodotti e servizi più importanti, compresi Facebook e Instagram, in Europa. Un colpo basso, anche considerando i migliaia di dipendenti di Meta nel vecchio continente. Subito dopo, però, è arrivato il dietrofront di Meta. Un portavoce della holding di Mark Zuckerberg ha chiarito a CNBC che la società non ha alcun desiderio né intenzione di ritirarsi dall'Europa, ma la semplice realtà, ha spiegato, è che Meta e molte altre aziende, organizzazioni e servizi fanno affidamento sui trasferimenti di dati tra l'UE e gli Stati Uniti per gestire servizi globali. Dal canto loro, le autorità di regolamentazione in Europa stanno attualmente elaborando una nuova legislazione che determinerà il modo in cui i dati degli utenti dei cittadini europei verranno trasferiti attraverso l'Atlantico, perché attualmente lo standard di trasferimento dei dati tra queste due parti del mondo non protegge adeguatamente la privacy dei cittadini europei. Continuiamo la nostra rassegna stampa e parliamo di un tema a noi molto caro, che occuperà sempre più spazio nel nostro podcast: l'intelligenza artificiale. Diamo innanzitutto un dato per inquadrare il fenomeno. L'ecosistema italiano legato all'intelligenza artificiale è in crescita. Nel 2021 ha segnato una crescita del più 27%, raggiungendo quota 380 milioni di euro, un valore raddoppiato in due anni. Del totale, il 76% è commissionato da imprese italiane, mentre il restante 24% si riferisce ad export di progetti. Emerge però un divario nell'adozione dell'AI. 6 su 10 grandi aziende hanno avviato almeno un progetto di intelligenza artificiale. Diversa invece la storia per le piccole e medie imprese, che sono appena sotto il 6%. Secondo la ricerca, un terzo del mercato italiano dell'AI, il 35%, riguarda progetti di algoritmi per analizzare ed estrarre informazioni dai dati, ambito che con la pandemia ovviamente ha segnato una delle crescite maggiori, più 32% rispetto al 2020, il primo anno di pandemia. Seguono poi le soluzioni per l'interpretazione del linguaggio naturale, con il 17,5% del mercato, e gli algoritmi per suggerire ai clienti contenuti in linea con le preferenze, con un'incidenza del 16%. In forte crescita c'è da segnalare un più 34% dei chatbot degli assistenti virtuali, che si aggiudicano oltre il 10% degli investimenti, e le iniziative di computer vision, che analizzano il contenuto di un'immagine in contesti come la sorveglianza in luoghi pubblici o il monitoraggio in una linea di produzione. Sono questi, per chi volesse approfondire personalmente, i risultati della ricerca dell'osservatorio dedicato all'intelligenza artificiale del Politecnico di Milano. Un'altra notizia, partiamo però questa volta da una provocazione.
Quanto ci si può fidare di una recensione online? Di recente la Commissione Europea, le autorità nazionali per la protezione dei consumatori, hanno pubblicato i risultati di uno screening dei siti web in tutta l'Unione sulle recensioni dei consumatori online. A questa rilevazione hanno partecipato le autorità di 26 Stati membri, dell'Islanda e della Norvegia. L'operazione ha portato al controllo, pensate, di 223 importanti siti web, alla ricerca di recensioni ingannevoli dei consumatori. I risultati, e qui torniamo alla provocazione iniziale, sono tutt'altro che incoraggianti. Quasi due terzi dei negozi online, dei marketplace, dei siti di prenotazione, dei motori di ricerca o ancora dei siti di comparazione che tutti noi almeno una volta abbiamo utilizzato, hanno suscitato dubbi sull'affidabilità delle recensioni. In pratica, il 55% dei siti controllati, più della metà quindi, presenta criticità per quanto riguarda il rispetto della direttiva sulle pratiche commerciali scorrette. Secondo i dati della Commissione, 104 dei 223 siti web esaminati non informano i consumatori su come vengono raccolte ed elaborate le recensioni. Solo 84 rendono queste informazioni accessibili ai consumatori sulla stessa pagina delle recensioni, mentre il resto le menziona, anche qui un'altra pratica in cui tutti ci siamo imbattuti almeno una volta, in caratteri piccoli, scrive la Commissione, per esempio nei loro termini e condizioni legali. Inoltre, 118 siti web non contenevano informazioni su come vengono evitate le recensioni false. Un tema, e lo ribadiamo come abbiamo già fatto una volta all'interno di questo podcast, a cui commercianti e aziende che hanno una vetrina sul web dovrebbero dedicare molta, ma molta attenzione. Torniamo ora su un tema che in questi mesi, lo saprete, abbiamo affrontato più e più volte. La diffusione di fake news legate al Covid-19. Questa volta però affrontiamo il tema da un'altra angolatura, quella del business Novax. Un'associazione infatti stimato quale sia il giro d'affari del movimento contro i vaccini, riportata questa settimana in edicola anche da Il Messaggero. I soldi che girano attorno al movimento a livello mondiale, pensate, sono a 9 zeri. Anche perché la fabbrica delle bugie, così viene menzionata, funziona 24 ore su 24. Il principale veicolo, scaricare bufale, vendere gadget e prodotti medici alternativi della galassia Novax, è infatti internet. E così il web ha già incoronato i suoi predicatori, chiamiamoli così, che sono stati capaci di monetizzare il loro verbo. Sono stati ribattezzati la sporca dozzina, 12 produttori di notizie false che genererebbero da soli il 65% delle bufale delle teorie del complotto sulla pandemia e sui vaccini. Questi hanno un seguito di 62 milioni di follower. Grazie a questi numeri, i Novax producono ricavi sui colossi digitali, attraverso video sponsorizzati e pubblicità di almeno, pensate, $1 miliardo l'anno. Inoltre, le loro entrate derivano anche da abbigliamento e gadget, come le spille rappresentanti un gregge che si vaccina e la pecora nera che va nella direzione opposta, esempi di come complotti e fake news vengono utilizzati anche per monetizzare. Se ne è parlato tanto in questa settimana, affrontiamo anche noi l'argomento perché nella vicenda che ha coinvolto l'estetista cinica, alias di Cristina Fugazzi, si può intravedere una dinamica importante dei social network, l'importanza della fiducia. Raccontiamo un po' la sua storia. Negli anni, grazie al racconto di beauty routine e prodotti di cosmesi, Cristina Fugazzi ha creato intorno a sé una comunità di donne, ma anche di uomini, sempre meno in incognito, che ha ribattezzato simpaticamente le sue fagiane. Per dare un numero, su Instagram sono oltre 900.000. La sua azienda, poi, Vera Lab, è passata da un fatturato di 584.000 euro del 2016 a oltre 62 milioni di euro nel 2021, da 6 dipendenti a 60, di cui 40 assunti durante la pandemia. Capite bene ora come si è evoluto e che importanza ha assunto questo fenomeno nato sui social. Alla sua newsletter, infatti, sono iscritte 750.000 persone, che di lei quindi si fidano. E torniamo alla fiducia, ai punti fedeltà, che a casa dell'estetista cinica si chiamano punti fagiana, e da qualche giorno sono diventati la spina nel fianco della donna e dell'azienda, che sulla reputazione e sul rapporto con i clienti, ancor prima che sulle creme, ha costruito la propria storia.
Ogni punto fedeltà sarebbe dovuto valere quindi 50 centesimi. Tuttavia, notando che non sarebbe riuscita a coprire tutte le spese, l'estetista cinica ha deciso di abbassarlo a 10. Una scelta, questa, che avrebbe mandato su tutte le furie i clienti di qualsiasi azienda, ci permettiamo di dire, o quasi. Il capitale di Vera Lab, però, è il carisma della sua fondatrice, la sua affidabilità, il suo marchio aspirazionale, la sua reputazione. La sua salvezza quindi non poggia sui conti, ma sulla volontà dei propri follower di affidarsi a lei. Tanto che questa operazione, l'abbassamento del valore dei punti fedeltà, spiegata con estrema sincerità dalla fondatrice stessa, non ha causato danni reputazionali né rivolte social. Abbiamo ricevuto 6.700 messaggi relativi alla questione punti, fanno sapere da Vera Lab. Quanti di questi erano critici? 128. Può un like contribuire alla diffusione di un pensiero razzista? Il like sui post antisemiti, pubblicati nei social network, ha dichiarato la Cassazione, è un grave indizio del reato di istigazione all'odio razziale. Il gradimento, infatti, non solo dimostra l'adesione al gruppo virtuale nazifascista, ma contribuisce alla maggiore diffusione di un messaggio. Lo ha stabilito la Cassazione con una sentenza, respingendo il ricorso contro una misura cautelare disposta dal GIP per il reato di istigazione all'odio razziale. Un crimine contestato soprattutto sulla base dell'attività social dell'indagato, che interagiva con una comunità virtuale neonazista, il cui scopo principale era la propaganda e l'incitamento all'odio razziale. L'algoritmo scelto dal social network per regolare il sistema assegna infatti un valore maggiore ai post che ricevono più commenti o che sono contrassegnati dal mi piace. Chiaro dunque il contributo dato alla diffusione delle idee razziste. E sempre parlando di like, chiudiamo la rassegna segnalando che da questa settimana sarà possibile valutare negativamente i tweet. Con un aggiornamento della versione accessibile via web, Twitter ha infatti introdotto la nuova funzione di pollice verso, il downvoting. Attiva anche in Italia, permette di aggiungere il pollice in basso ai commenti che si leggono sui post condivisi e che, secondo il parere di ognuno, non aggiungono valore alla community o semplicemente sono errati oppure fuorvianti. Ogni iscritto può apporre un cosiddetto downvote solo ai commenti ai propri post e non a quelli delle persone che si seguono. Nessuno, a eccezione di Twitter, potrà mai vedere i voti negativi, questo è un punto da chiarire. Serviranno però alla piattaforma per organizzare meglio i contenuti sulla bacheca, considerando i pollici come una sorta di segnalibro per un elemento indesiderato. Avete ascoltato Pillole sul digitale, la rassegna stampa sulle evoluzioni del mondo online, a cura di Reputation Manager.